Con il presidente Raffaele Di Pippo commentiamo questa partita, netto divario tecnico in campo tra Casagiove e Marano. Possiamo dire insomma che adesso la prima partita contro la Caudium è un lontano ricordo. Sì, ormai è un lontanissimo ricordo, le ragazze incominciano a fare una palla a volo più pulita, più tecnica, i meccanismi di squadra cominciano a funzionare bene e qualche risultato si incomincia a vedere, insomma. Passiamo alle giovanili, presidente, mercoledì scorso c'è stato anche l'esordio dell'Under 16, vittoriosa a Succivo se non sbaglio. Sì, sì, abbiamo giocato contro il Volalto Succivo, sono delle ragazzine delibili, l'anno scorso fecero un campionato straordinario, infatti arrivammo in semifinale relativamente al campionato Under 16 e quest'anno sono partito con il piede giusto, un secco 3-0 lì contro il Volalto Succivo e va bene così, insomma la Volley Time comincia con le sue squadre insomma ad avere delle piccole soddisfazioni. Poi cominceremo nel mese di dicembre con il gruppo della seconda divisione e poi in primavera ci sarà il gruppo delle Under 13 che stanno adesso avvicinandosi alla pallavolo. Tornando invece adesso un attimo alla prima squadra, ci saranno due trasferte, o meglio i prossimi due incontri rispettivamente contro Marigliano e contro Capua, sono due incontri sulla carta facili che potrebbero a questo punto proiettare la Volley Time davvero in alto in classifica. Ma io sono sempre dell'idea che nessun incontro è facile, cioè gli incontri vanno comunque preparati, vanno e poi le gare vanno giocate con la giusta determinazione. Se dovessimo partire che sono incontri facili, magari facciamo un grave errore, forse la prima gara, non per ritornarci, è stato uno di questi errori che abbiamo fatto, quindi loro devono comunque mantenere una concentrazione validissima e poi vedremo alla fine del giorno di andata, chiaramente tireremo un poco le somme di questo nostro impegno. Ok, grazie.